Grazie Renato, ovviamente, per questo contributo che ci aiuterà a leggere ancora le pagine dei giornali di questi giorni dove c'è il rischio che abbiano le verità, dove si sovrappongono, dove si riescono ad individuare qual è davvero la chiave di reddito che invece dobbiamo un po' mantenere di fronte a personalità come quella di Falcone che stasera stiamo cercando di elaborare a meglio. Ecco, siamo arrivati naturalmente alla conclusione con la parola da dare a Carlo Sarzano per questo lavoro importante che è stato fatto e per dirci tutto quello che lui si aspetta dalla diffusione capitale di questo libro che avrà necessariamente per gli interessi esterni. Grazie ancora, io sono qui come spettatore, però per sentire, non vorrei parlare, però non posso non cominciare dal ringraziamento, dovevo innanzitutto per l'editore che ha avuto un grande coraggio, coraggio che non ha avuto altri che non gli editori, ha affrontato una materia incandescente come quella che contenuto nel mio libro. Devo dire un settore di Marcello Cambroso, senza il quale non saremo qui, e io non avrei avuto, diciamo, questo spazio, il mio libro non avrebbe avuto se stava la sua opera. Ringrazio naturalmente anche tutti i miei amici, i miei ex colleghi che mi hanno voluto testimoniare un affetto che mi consola negli ultimi anni della mia vita. Io ho tentato di dare alle persone che non sapevano, che non potevano sapere, che non volevano sapere, la possibilità di conoscere. La possibilità di conoscere cos'era la mafia, cosa c'era dietro. Io sono profondamente convinto che dietro la mafia, l'ho scritto nel mio libro, c'è un'altra grande organizzazione che ha tenuto addirittura a far fuori la vecchia mafia tradizionale. E questo, ripeto, è un argomento estremamente delicato, nel senso che poter sapere chi era veramente la mente raffinatissima significherebbe aprire una strada che procurerebbe terremoti in varie nazioni, non solamente in Italia. In Italia, naturalmente, uno degli sport più pericolosi, che non vi consiglio per non cercare la verità. Questo è qualcosa di molto importante. E, quando parlo di verità, io mi ricordo sempre di due motti estremamente importanti per me. Uno è quello di Max Planck, il famoso fisico, che diceva: la verità non trionfa mai, ma i suoi oppositori muoiono prima. La seconda è la frase di Pilato: quando Cristo parlò di verità e di vita, Pilato sgranò gli occhi e gli disse: che cos'è la verità? Quindi, voglio dire, questo argomento è molto difficile a trattare e di verità assolute certamente non se ne può parlare nemmeno su questa terra. Vorrei infine due miei ricordi personali. Uno era il mio incontro con Giovanni Falcone. Abbiamo scoperto una cosa che nessuno di noi sapeva, e che eravamo parenti, perché la sua zia, una ventivegna, aveva sposato un santurana. E questa è stata una cosa, ripeto, che per un certo periodo ci ha unito anche molto. Lui mi chiamava cugino, diciamo, alla paternità, ed una volta era presente anche Borsellino,
che sentendo che si volgeva di me all'altro con il cugino, dice, ma che è? Qua è? Ricordo questo suo grande, diciamo, esploato. E l'altro è un'altra circostanza così curiosa che non posso non evitare di dirvi. Borsellino abitava a Via della Vetriera, che è una traversa della casa di Palermo. I miei avi avevano casa a Palermo, a poca distanza da Via della Vetriera, proprio di fronte alla casa di Borsellino sorgeva il palazzo di una mia zia uccisa misteriosamente. E questo, ogni volta che vado a Palermo, mi fa ricordare sempre questa strana coincidenza. Ho un dovere da fare prima di chiudere. Devo ringraziare i miei angeli custodi. Dico questo perché all'epoca degli anni di Piombo io ero nell'obiettivo del DR perché occupavo un posto molto importante all'Istituto di Prevenzione e quindi le Brigate Rosse mi chiamavano il famigerato Santana, discepolo del pregiudicato in libertà personale provvisoria Giuseppe Di Gennaro, eccetera. Quindi, i due angeli custodi, due agenti di polizia penitenziaria sono stati accanto a me tutti quegli anni, con un affetto, una dedizione, mi hanno protetto la vita in un modo assolutamente inconcepibile a quell'epoca. E desidero ringraziare Stefano Capitani e Bruno Costa, che erano i due miei angeli custodi, per tutto quello che hanno fatto per proteggere la mia vita.